Con l'inizio dell'estate le cose sono, diciamo, si sono andate a modificare e quindi abbiamo pensato che dovessimo essere più noi fisicamente ad affiancarci ai ragazzi delle elementari, delle medie e delle scuole che abbiamo, in cui eravamo prima del lockdown. Quindi ognuno di noi segue, tra virgolette, i ragazzi in presenza o meno e dà un supporto nei compiti, ma direi non solo, aiuta anche alla socializzazione, quindi interfacciarsi con altre persone, di parlare, di fare anche delle passeggiate, giocare. Quindi si è un po' rivissuto il rapporto con la persona, che magari invece con il video si andava un pochino di più a perdere. Io ho fatto matematica. Beh, io credo che sia stato il periodo dopo il lockdown dell'estate, è stato un periodo di grande incertezza. Abbiamo deciso appunto di seguire individualmente i ragazzi perché era anche oltretutto l'intervento più possibile e anche più richiesto dalla scuola. Incertezza perché non si sapeva ancora quanti tipi di interventi si potessero fare in esterna. E quindi la maggior parte degli interventi che ancora adesso stiamo facendo sono online. Poi appunto in uno dei territori dove lavoriamo abbiamo un po' provato a cercare di creare un gruppo di questi ragazzini, quindi seguirli sia individualmente che come gruppo, e così abbiamo organizzato un primo incontro online e poi alcuni incontri in esterna, sia per conoscerli al di là dello schermo e sia per poter fare delle attività che li aiutassero anche un po' a ritornare in relazione, cosa che tra molti di loro era una cosa che stavano perdendo. Fare i laboratori in questo modo con i video ha dato sicuramente la possibilità di avvicinarsi alla tecnologia in modo differente e ha dato la possibilità di scoprire sempre cose nuove. E comunque è stato anche molto soddisfacente il fatto di avere riscontri positivi e vedere che comunque le cose che abbiamo fatto sono state apprezzate, sponsorizzate comunque. Credo che sia stato da una parte importante anche che appunto le figure che vanno seguite i bambini durante l'anno fossero presenti anche in video, cioè come continuità del fatto che le persone fossero comunque presenti. Come valore, diciamo, di questa cosa che è successa è proprio scoprire delle nuove capacità e anche un po' questa capacità continua che abbiamo di riadattarci alle situazioni, che abbiamo esercitato molto in questo periodo. C'è un giro di persone che mi hanno fatto arrivare un video di due bambine che mi ringraziavano e che dicevano che erano delle fan dei coccodrilli e dei laboratori artistici e quindi poi mi mandavano i video, c'è stato tipo uno scambio di video anche dopo, come se fossimo dei veri youtuber, no? Ma secondo me è stato interessante. Nel corso di quest'anno ci siamo riformulati tantissime volte come gruppo, ma questo è un valore della nostra equipe, un valore alto, lavorando su tre territori, tante caratteristiche diverse, siamo riusciti, secondo me, ad adattarci alle caratteristiche dei posti in cui abbiamo lavorato, in cui siamo entrati. E lo abbiamo fatto nuovamente col lockdown, secondo me mantenendo comunque uno dei motivi per cui poi ci siamo spostati sul fare i video, che è stato un po' un tentativo di mantenere l'identità laboratoriale. Parlandone come gruppo, abbiamo detto: facciamo laboratori fisicamente, non si possono fare, proviamo a farli in un'altra forma, quindi a mantenere comunque una nostra identità, e l'utilizzo del canale YouTube, che magari è più vicino a noi piuttosto che a ragazzini e ragazzine più giovani che magari utilizzano anche altri canali, però è andato un po' in continuità con un laboratorio che facevamo prima di storytelling su un utilizzo consapevole dei social network e del web in generale. Quindi utilizzare un canale del web per far vedere altro rispetto a quello che magari circola solitamente sui social network, ha dato un senso di continuità tra un prima e un dopo. Sì, esatto, e poi è stato anche positivo il riscontro che abbiamo avuto. Abbiamo creato anche delle pagine di Padlet per ogni argomento. Il riscontro avuto è stato alto. I bambini e i ragazzini che postavano le foto delle loro creazioni e quindi sicuramente questa è stata una bella soddisfazione e una cosa che positiva che sicuramente mi porterò dentro. Io ho fatto matematica.